Buongiorno a tutti voi dalla redazione di Teletruria, ben ritrovati al TG Flash con una messa solenne nella Pieve di Santa Maria questa mattina, officiata da Don Alvaro Bardelli. Sono stati celebrati i 760 anni dalla fondazione della Fraternita dei Laici. Vediamo. La Domenica delle Palme coincide con uno storico anniversario per la Fraternita, istituzione contemporanea che custodisce un grande patrimonio artistico, una vasta proprietà terriera da cui peraltro arrivano i rametti di olivo, oltre che il più antico palazzo cittadino. Il 2 aprile del 1263, proprio in questa chiesa battesimale, la chiesa del battesimo degli Aretini, il vescovo e signore della città di Arezzo, Guglielmo degli Ubertini, firmò il decreto istitutivo dell'Arciconfraternita della Misericordia, che poi nei secoli ha preso il nome di Fraternita dei Laici. E oggi abbiamo celebrato questo anniversario di 760 anni. Sono secoli di storia, secoli di solidarietà sociale, di sostegno, di arte che la Fraternita dei Laici ha rappresentato nei secoli Arezzo. Arezzo è la Fraternita dei Laici e la Fraternita dei Laici è Arezzo. Gli aretini conoscono bene il presente, anche il passato della fraternita e nel futuro? Il futuro sarà ancora più roseo perché è molto contemporaneo. Come vedete, insieme a me ci sono i rettori del magistrato. La contemporaneità della fraternità è segnata dagli eventi, da tutto quello che noi riusciamo a costruire e a proporre alla città ogni giorno. Volete anche una bottiglia di vino, una bottiglia di olio, queste frasche, sono tutti simboli e segni di contemporaneità. Riuscire a portare, per esempio, le frasche in una cerimonia o portare una bottiglia di vino o di olio in una famiglia, questo vuol dire che la Fraternita di Laici è contemporanea e sempre vicino alla città. E appunto con la Domenica delle Palme oggi è partita la Settimana Santa che porterà la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro alla Pasqua. La diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro si appresta a celebrare la Settimana Santa, a culmine dell'anno liturgico. Oggi Domenica delle Palme, successivamente le messe proseguiranno per tutta la settimana. Il martedì santo il vescovo sarà alle 21 in Val di Loreto presso la chiesa di Sant'Eusebio per una via crucis. Il giorno seguente, mercoledì santo alle 15:30, sarà alla casa circondariale di Arezzo per una messa con i detenuti e alle 21 presso la Pieve di Santa Maria per il concerto Passionis Musica. Si tratta di un concerto spirituale con meditazione guidata dal vescovo Andrea, eseguito dalla cappella musicale della cattedrale diretta da Cesare Ganganelli e che vede esibirsi all'organo Eugenio Maria Fagiani. Il giovedì santo alle 10 il vescovo è in cattedrale per la messa crismale e alle 18 per la messa in cena domini. Il giorno seguente, venerdì santo, alle 9 in Duomo ad Arezzo ci saranno l'ufficio delle letture e le lodi, alle 18 la celebrazione della passione del Signore. Alle 21 Migliavacca sarà a Cortona per la processione dei simulacri che si conclude nella concattedrale per la commemorazione della passione del Signore. E do la cronaca con un grave incidente che è avvenuto sulla strada statale 73 nella zona industriale di Santafiora a Sansepolcro, all'altezza della prima rotonda. Ieri sera un giovane della zona ha perso il controllo della sua autovettura e si è ribaltato, finendo poi sbalzato dall'abitacolo. Gravemente ferito, è stato soccorso e trasferito con il Pegaso a Firenze in codice rosso. E noi torniamo in città per parlare dell'antiquaria, perché tra i protagonisti serpeggia il malumore a causa della presenza di operatori che sono al limite del vintage, che a loro dire squalificano il mercato aretino. Michele Zorzato è un po' il punto di riferimento non solo dell'assessore Chierici ma anche di tutti gli antiquari. Voi avete una chat WhatsApp con cui vi comunicate tutte le notizie che riguardano la fiera antiquaria di Arezzo. Che momento sta vivendo? Sta riprendendo, c'è di nuovo un po' di interesse, un po' di fervore, si sta muovendo e siamo contenti. La chat ci è stata di grande aiuto anche come forma di conforto nei momenti di difficoltà e per scambiarci informazioni. E pian pianino è diventato uno strumento che tutti stiamo utilizzando, è un modo anche per scambiarci tutte le informazioni che riguardano la fiera, per quanto riguarda i posteggi, riguardo gli orari, eccetera. E si è rivelato uno strumento utile. Stefania Zocchi, antiquaria che da tantissimi anni viene ad Arezzo. Com'è la situazione ultimamente alla fiera? Purtroppo questo mese non è andata benissimo, sta calando tutto, non lo so perché, è andata meglio gennaio e febbraio.
Stranamente. Stranamente, sì, perché gli altri anni era l'opposto. Eppure persone in giro se ne vedono, quindi cosa vuol dire? Non si fermano? Non vogliono spendere, è tutto caro, qualunque cifra chiedi 100 ti offrono 40, neanche 50, meno della metà. Come vivete voi il fatto che ci sono anche molti operatori che vendono oggettistica che è al limite del vintage? Anche non vintage proprio, diciamolo per chiaro e tondo, e la viviamo che sciupano un po' il mercato. Penso che il cliente che viene anche da fuori città, arriva qua e non trova l'alta qualità di una volta, questo ne risente, io penso. Le voci si rincorrevano ed è stata lei stessa a confermarlo. Il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Castiglion Fiorentino dopo aver partecipato ad alcuni impegni istituzionali. Incidente piuttosto serio, ha scritto lei stessa nel suo profilo Facebook, ma sto bene e sono a casa, anche perché la sua auto è quella che ha avuto la peggio. A Lucia Tanti i nostri auguri di pronta guarigione. Ed ora la politica, l'atteggiamento definito morbido legato alle emissioni per la zona industriale di San Zeno ha sollevato più di un dubbio nei settori politici più sensibili ai temi dell'ambientalismo. Luigi Alberti. Il Partito Democratico vuole vederci chiaro sulla dinamica che ha portato la giunta Ghinelli ad accogliere le richieste arrivate dal mondo orofo per l'aumento delle emissioni per tutta la zona di San Zeno. A sollevare l'interrogazione è stato il consigliere Donato Caporali, da sempre sensibile su questi temi. Chiediamo che venga fatto uno studio approfondito su quella che è l'area di San Zeno, sulla qualità dell'area, su cui basare successivamente tutte le nuove autorizzazioni e eventuali provvedimenti che disciplinino la qualità dell'area nella zona nei prossimi anni. C'è un dato anche oggettivo, perché anche l'impianto di AISA ha chiesto il raddoppio, come tale quella zona comincia ad essere particolarmente delicata. Non raddoppio, siamo poi ormai a una triplicazione con il rimanere della prima linea a favore di Iren, pertanto è una zona gravata da diverse industrie che emettono, hanno un'emissione nell'atmosfera. Quindi vanno fatti dei monitoraggi seri tramite ARPA, TASL e tutti gli organismi, tra cui probabilmente anche il CNR di Pisa, e anche attraverso i progetti europei del Life Plus, per assicurare ai cittadini che quella zona sia salubre e l'aria sia buona da respirare. E tra l'altro aziende anche vicine hanno avuto l'autorizzazione a portare ad un livello importante il tonnellaggio da bruciare. Prima di magari dare le autorizzazioni a tutte le aziende della zona, bisogna avere un quadro completo, non singolo per azienda, ma un quadro completo della qualità dell'area complessivamente su San Zeno, che ricorda anche una zona residenziale. Giuseppe Fanfani e la sua passione per la Divina Commedia. All'opera del divin poeta, l'ex sindaco di Arezzo dedica l'esposizione Aere senza stelle nella sala delle volte del Museo Civico di San Sepolcro. Ecco l'autore Giuseppe Fanfani, qui nella sua città, ha dedicato un pensiero particolare a questa mostra, oramai in giro per l'Italia da anni, però l'emozione di vederla a San Sepolcro, a pochi metri dalla sua casa natale, è diversa. Oserei dire che è unica e mi ha accompagnato dai primi momenti in cui il sindaco mi ha richiesto di fare questa mostra. Ne sono stato onorato. E devo dire che ho trovato nello staff di questo museo una collaborazione veramente rara e anche un'intelligenza estetica rara, perché al di là della bellezza di questo posto e del fascino che esso emana e dalla vicinanza del quadro più bello del mondo, che è la Resurrezione di Piero, in realtà questo sottoterra, questo sotterraneo, questa galleria lunga 37 metri è tutta rivestita di nero. Emana un fascino e un coinvolgimento sentimentale tutto particolare, bisogna vederla. Suscita emozioni. La poesia non è fatta, e l'arte non è fatta per chi la fa, è fatta per chi la riceve, per chi la capisce e per chi di fronte ad essa si emoziona. Una mostra che andrà avanti fino alla fine di maggio. Forse anche più, se dipenderà da quando Raffaellino Dal Colle riuscirà a venire a San Sepolcro. No, è programmata fino alla fine di maggio, poi vedremo.
E in chiusura lo sport, il calcio, non nasconde la sua soddisfazione l'allenatore dell'Arezzo dopo la vittoria di Poggi Bonzi con il Grosseto. Paolo Indiani non abbassa la guardia, la prossima chiamata è giovedì con l'Ostia Mare. A passare in vantaggio è stato il Grosseto, poi nella ripresa l'Arezzo ha dimostrato nuovamente, non che ne ci fosse bisogno ancora, di saper come dire, reagire alle difficoltà. Sì, sì, oggi nel primo tempo erano venute difficoltà, più per, direi, per casi, come si dice, episodici e per effettiva superiorità della squadra avversaria, però noi non eravamo riusciti a concludere. Loro con due palle inattive avevano trovato il gol e non era semplice nell'intervallo, non era semplice rimediarla, invece ecco, per l'ennesima volta i ragazzi hanno dimostrato di e pasta sono fatti e bravi, bravi. Ecco, alla fine abbiamo visto la sciogliersi insieme alla squadra, andare a esultare, ha mandato via le pressioni forse che sono insomma avvenute in quest'ultimo periodo tra il fatto della matematica che ancora manca poco insomma e magari anche nei periodi negativi. Quello è stato un momento da condividere con la squadra perché no, festeggiare anche come tifosi. No, io sono voluto andare apposta là da tifosi perché dei tifosi che vengono qua sapendo di non vederla e hanno trovato il modo di arrabbiarsi per aiutarti lo stesso, mi sembrava molto bello andare a ringraziarli. Poi no, per l'importanza della partita, perché la ritenevo una tappa strafondamentale per il nostro cammino, questa di oggi, era giusto esultare. E con Mister Indiani termina questa edizione del TG Flash di Teletruria, una domenica dedicata come sempre allo sport. La serata dopo il TG delle 20:30 vedrà Domenica Sport, fatti, personaggi, avvenimenti del weekend sportivo, in studio Luigi Alberti e al termine la differita dell'incontro di calcio Città di Castello Follonica Gavorrano, valido per il 29esimo turno del campionato di Serie D Girone E. È tutto per quanto mi riguarda, grazie per la vostra attenzione, a voi tutti una buona domenica.